Ciao amiche e ciao amici, nel corteggiamento e nella seduzione, quali sono i segnali del linguaggio del corpo che appunto possono essere utilizzati proficuamente per sedurre? Allora, dobbiamo tenere presente questo: il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale, è la comunicazione attraverso la quale si produce seduzione, si produce coinvolgimento. Noi non possiamo sedurre nessuno con le parole. Teniamo presente questo: il tono di voce non è un linguaggio verbale, il tono di voce è un linguaggio non verbale, è un linguaggio paraverbale. Quindi la voce è molto importante nella seduzione, ma molto meno come contenuto, ma è molto di più come paralinguistica, cioè come tratti paraverbali. E quindi ci sono tutta una serie di segnali che noi possiamo utilizzare sia in lettura sia in scrittura. Cosa significa lettura e scrittura? I messaggi in lettura sono i messaggi che provengono dall'altra persona e che fondamentalmente mi servono per capire se sto andando bene o se sto andando male. Mi servono per capire quali sono i turbamenti che sta vivendo l'altra persona. E invece in scrittura sono messaggi che io deliberatamente mando, invio, in modo tale da lanciare degli stimoli e vedere dove il pesciolino abbocca, fondamentalmente. Quindi la comunicazione non verbale si divide poi in tante categorie, diciamo. Ci sono i segnali non verbali veri e propri, che sono la prossemica, la cinesica, la paralinguistica e il contatto. La prossemica è la gestione dello spazio comunicativo, quindi avvicinarsi e allontanarsi. Anche questa posso leggerla in lettura e in scrittura, cioè posso avvicinarmi deliberatamente a una persona mentre parlo del più e del meno e vedere il tipo di reazione che ha. Se io avvicinandomi ottengo un allontanamento da parte dell'altra persona, beh, posso vedere, allora, se io mi avvicino e l'altra si allontana, sicuramente non ho tanto potenziale ancora, perché io mi avvicino vuol dire sto invadendo il tuo territorio e tu ti allontani, quindi non ho potenziale, non ti ho sedotta ancora. Questo è un modo per utilizzare, diciamo, la prossemica, c'è un modo più raffinato, che consiste in questo: avvicinarsi a una persona a una distanza di circa 70-80 centimetri, che è una distanza neutra, il limite della distanza neutra. A questa distanza qua la persona non dovrebbe né andare avanti né andare indietro. Devo stabilizzarmi a quella distanza lì. Una volta che mi sono stabilizzato, provo a proiettarmi, mantenendo i piedi fermi, però a oscillare leggermente in avanti oppure a oscillare leggermente indietro. E devo notare cosa succede. Quindi devo aspettare che l'altra persona si sia stabilizzata e poi oscillo in avanti e oscillo indietro. Se oscillando in avanti, l'altra persona, senza muovere i piedi, il movimento deve essere piccolo, tende ad andare indietro, significa che io me l'aggancio amplificandole il desiderio e non il possesso. Se invece oscillando in avanti l'altra persona si tende ad avvicinarsi, vuol dire che ha necessità di essere inseguita, ha necessità di un po' di pressing e devo essere più presente nella sua vita. Questo è perché è la decodifica analogica e non deve avvenire avvicinandomi direttamente o allontanandomi, perché questo, l'avvicinamento, diciamo così, la persona è qua, io mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, se va indietro significa che non ho potenziale. Se invece io mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, la persona resta ferma, addirittura viene avanti, significa che ho potenziale, che la sto seducendo. Invece questo secondo metodo consiste nel mettersi a una distanza in cui la persona sta ferma e poi fare piccole oscillazioni in avanti o piccole oscillazioni indietro. Se a piccole oscillazioni in avanti corrispondono a piccole oscillazioni indietro, significa che devo presentarmi e scappare, stimolare il desiderio. Se invece a piccole oscillazioni in avanti corrispondono a piccole oscillazioni in avanti, devo essere più presente, devo telefonarla a questa persona, dire, fare un po' di pressing, dire dai, vediamoci domani sera, ti porto io, qua là, altrimenti ottengo un disinteresse. Questo è un modo, ad esempio, di utilizzare la prossemica. Poi tutti i canali, anche la paralinguistica, il contatto fisico, la mimica facciale possono essere usati nella seduzione. Adesso abbiamo visto questo della prossemica, poi magari in altri video vediamo un po' di strutturare gli altri. La prossemica può anche essere usata in altri modi, ci sono tanti modi perché posso muovermi attorno allo spazio, agire da dietro, insomma,
È abbastanza complesso da fare in questo momento in un video perché dovrei proprio simulare, però vediamo di strutturarci. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!